Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nel video di oggi andrò a visitare l'antico Chateau. Non è proprio un video extra, è una cosa che avrei dovuto fare tempo addietro, ma dato che Rotom è possibile prenderlo solo nel post-game, ho detto rimandiamolo a dopo la Lega. Quindi, ovviamente nel video mostrerò anche come cambiare forma a Rotom, perché è possibile farlo. Era un contenuto extra di Pokémon Platino, ma l'hanno aggiunto anche qui. E attenzione, Gardenia. Ciao, anche a te incuriosiscono le voci che girano su questo posto? La gente parla del Pokémon fantasma dell'antico Chateau. Ogni tanto sento anche parlare di qualcuno che ha visto strane ombre. Dovrei andare a dare un'occhiata, ma... Beh, sai, io sono una capopalestra e quindi sono molto impegnata. Già, ho un grande affare e non posso andarci. Non di certo perché ho paura. Dunque, ti auguro buona fortuna nelle tue ricerche. Ok, grazie. Bene, ti ringrazio per il tuo buon augurio, quindi Bidoof, taglia questo alberello. Ottimo. Levo un attimino qua questo che mi dà fastidio. Bene. Ah, ma non ho preso... Porca miseria, ora che ci penso. Aspettate. Non ho preso la sfera, questa qui è una lastra. C'è una lastra qui, oltre all'etere. Eccola qui, lastra Baco. Questa avrei dovuto prenderla tempo fa anche. Ad ogni modo il testo recita: il Pokémon appena nato poté attingere al potere delle lastre. Qui ovviamente si parla di Arceus e del fatto che comunque attingeva potere dalle lastre. Ed infatti la sua peculiarità è cambiare tipo grazie alle lastre. I Pokémon selvatici che appaiono qui dentro sono Ghastly. Salve. Lei è maggiordomo. Oh, attenzione, è scomparso. Paura. Sono molto impaurito, si vede, no? Sono sbiancato. Gli encounter qui non sono particolarmente aggressivi come nell'erba alta. Però troviamo l'antidoto buttato dentro un secchio. Ma chissà quanti anni ha quell'antidoto. Nulla c'è scritto. Proseguo nella mia visita alla vecchia villa. Dunque, la sala da pranzo è questa qui. Doveva esserci un dolce gatto. Un gatto? Dolce gatto, com'è che si chiamava? Ma non c'è. Niente allora. Che strano. C'è scritto qualcosa. Sembra quasi guardarti con aria truce. Beh, al buio tutto fa più paura. E chissà cosa si nasconde al buio. Ah, Dolce Gatto, stava qua sopra? Mi ricordavo che stava nella sala. Ok, riviste dedicate ai Pokémon. Va bene. Perfetto, di qua ci vado dopo. Come ultimo posto da visitare, perché si svolge lì l'azione. Cestino è vuoto. Aspetta. Puro game design, non c'è nessun oggetto nascosto. Va bene. Andiamo qui allora. C'è una stanza in particolare che devo visitare per far sì che io possa prendere Rotom. Lastra timore! Anche la lastra timore! Le lastre conferiscono mutevoli poteri a chi è degno di possederle. E si ricollega alla lastra Baco. Si parla sempre di Arceus, è l'unico che può attingere al potere delle lastre per effettiva, cioè proprio effettivo potere. Perché, ah sì, non è un Pokémon, aumenta la potenza delle mosse del tipo appunto che tu hai assegnato. Lastra Baco aumenta la potenza delle mosse di tipo coleottero, per dire. Quindi Arceus è l'unico che può cambiare tipo grazie alle lastre. Poi si era sentita una voce. Guarda un po' questo quadro. Oppla. No, caro mio. Questo qui ci fa il culetto stretto, eh. Sentite che voce che fa? Aspetta, ve la faccio sentire bene. Che cazzata. E se ci rendi... Quanti suoni ha? Più o meno sempre uguali alla fine. Ma solo questa stanza. Bellissima sta feature. Molto bella. Se fossi un bambino e non sapessi di questa cosa, mi sarei cagato in mano. Sicuramente, sicuramente. Da piccolo ero un fifone impossibile da gestire. Mi faceva paura tutto. Ogni singola cazzata mi faceva paura.
Poi ho detto, ma non dovrei avere paura, perché ho paura di cose che non dovrei, di cui non dovrei avere paura? Tipo un gioco. In realtà sono un fifone anche adesso. Andiamo insomma a catturare questo benedetto Rotom. Ci si può andare solo post-lega e solo di notte. Io sono pronto alla sfida. È un po' come i vecchi giochi, dove però potevi catturarlo già all'inizio, se non erro. Appena preso taglio, però sempre di notte. Quindi televisore acceso. Nella TV sembra esserci un Pokémon. Potrebbe uscire se dessi un colpo al televisore. Vuoi provare? Meglio di no. Ma sì, dai. Perché dovrebbe uscire solo da un colpo al televisore? Io le botte che davo al televisore quando non si vedeva perché oramai era agli sgoccioli. L'hanno solo fatto finire di rompere, quindi non credo funzioni. Dai un colpo al televisore. Entrata in scena degna di un Pokémon leggendario. Ma scherziamo? Che livello sei, Rotom? Sempre a 15. Ma allora perché post Lega? Mi pare una fregatura. Però Velox Ball è. La Velox Ball è sgravata come la Scuro Ball. Niente da fare. Sono Pokéball vicino al livello di Master Ball, quasi. Rotom, Pokémon Plasma. Il suo corpo è composto da plasma. È solito infiltrarsi nei dispositivi elettronici per provocare caos. E sopra la descrizione, forma Rotom. Molto strano. Aggiungiamolo alla squadra. Leviamo Riolu, che non è che sto allenando, ma l'ho tenuto fin qui, poi ho fatto altre cose. E c'è qualcosa per terra? Chiave segreta. Prendiamo anche la chiave segreta. Non sappiamo però che cosa la chiave segreta apra. Se solo non avessi giocato Pokémon Platino, certo. C'è un'ultima cosa però da farvi vedere prima in realtà. Non so di preciso dove appaia. Se appare nella stanza a fianco. Eccola va. Al lato dello schermo è apparsa una bambina che è un fantasma. Non ha nessun altro tipo di interazione. Se non sbaglio, lei può appaiare. Apparire tante volte mentre in maggiordomo solo una. Vero? Quando entriamo per la prima volta. Mi pare che fosse così. O il contrario comunque. Quindi ragazzi, è fatta. Andiamocene da questo posto maledetto. Dirigiamoci quindi all'edificio galassia di Evopoli. Al suo interno potremo usare la chiave segreta. Magari alcuni di voi già lo sanno, anche perché internet è esploso con le guide appena un giorno dopo dal lancio del gioco. Vediamo un po'. Nel colmo di libri. Extra colmo di libri. E forse qui, eh? C'è uno spazio vuoto insolito. È l'entrata di una stanza segreta. Va bene, vediamo un po'. Quanti macchinari. C'è anche un libro qui. Chissà quando è stato scritto. Per puro caso ho rinvenuto delle informazioni sul Pokémon Rotom. Questo Pokémon ha la straordinaria abilità di entrare nei motori elettrici. Ho potuto accertare che Rotom è in grado di entrare in diversi apparecchi elettrici, cambiando forma di conseguenza e assumendo le caratteristiche dell'elettrodomestico in cui è entrato. Ho potuto anche constatare che il suo tipo e le sue mosse cambiano a seconda della forma assunta. Si tratta di un Pokémon che richiede analisi e studi approfonditi. Affinché io possa ottenere il riconoscimento che mi spetta, la mia ricerca su Rotom deve rimanere segreta. Ma un giorno il mondo intero si ricorderà di me, il genio della scienza blu. Tinio. Questo è un possibile teaser enorme a Pokémon Platino, se solo ciò non fosse stato Platino Only Content. Perché metterci il libro qui? Non dire Plutino, non mettere il nome di Plutino alla fine. Uno che lo sa dice, vabbè, al diavolo, è Pokémon Platino, hanno fatto il contentino per far cambiare forma a Rotom, va bene. Ma allora mettici anche il cut content di Platino. Vediamo però gli elettrodomestici nei quali Rotom può entrare. È un forno a microonde, è un motore elettrico con una forma strana. Oh, sembra che Rotom voglia entrarci, accontentiamolo. E vuole imparare quindi la mossa vampata.
No, non dimentichiamo Vampad. Ah sì, però deve uscire dal motore, quindi deve... Quindi per cambiare forma deve imparare la mossa, il catalogo Rotom. Oh mio Dio, Rowan! Ah, sapevo di trovarti qui. Deve avere una gran voglia di riempire il tuo Pokédex se hai deciso di svolgere delle ricerche anche in questo posto. Vuoi sapere cosa faccio io? Ogni tanto vado a trovare un professore mio amico a Evopoli. Mi mette al corrente di voci sulle apparizioni di Pokémon rari e altri eventi interessanti. Un Pokémon che si infila dentro gli apparecchi elettrici, dici? Differisci un po' dalla versione che ho sentito io. Beh, ecco quello che so. Tanto tempo fa un Pokémon si fuse con un robot giocattolo. Non saprei dirti se quell'esemplare andasse riconosciuto come una nuova specie o meno. Quando la questione fu sul punto di suscitare un acceso dibattito, si iniziò a dubitare della sua veridicità. Pare che l'oggetto della discussione, il Pokémon fuso con il robot, svanì nel nulla. Ciao, eh. Comunque, andiamo a vedere questo catalogo Rotom giusto per il sake of. Ah, è uno strumento da usare. Ah, posso intercambiarlo quando voglio. Allora, adesso faccio tutti quanti gli elettrodomestici. Ecco, poi dopo faccio vedere uno per uno la forma. Perfetto. Rotom può entrare in tutti quanti questi elettrodomestici. E ora, andando nel catalogo, possiamo cambiargli forma a nostro piacimento. L'ultima forma è Italia Erba, quindi... Eccolo qua. Non penso cambi... No, le statistiche non cambiano. Difesa alta, velocità bassa. Oddio, Rotom non è proprio un campione in velocità, ma non farebbe schifo. Ovviamente, in base alla forma che diamo a Rotom, lui al posto della tecnica vampata prima aveva Verde Bufera, ad esempio. Quindi, in base alla forma che assume, cambia anche la mossa che impara, la mossa speciale. Davvero, davvero carino come Pokémon, comunque. Forma microonde è la mia preferita insieme a forma lavatrice. Molto, molto carino. Mi piace. Sì, le statistiche, bene o male, quando è trasformato sono sempre le stesse, tranne l'attacco bonus che prende per idropompa e... le altre che impara in base al tipo. E impara Bora quando diventa un frigorifero. Molto molto bellino, davvero. E ultimo, ma non per importanza, forma ventilatore. A dire il vero, Rotom ha tutte quante forme carine quando è trasformato. Rotom impara Etere Lama. Bene, andiamo a vedere anche questo. Eccolo qua. È sempre carino Rotom, dai, ci sta. Ci sta tutto. Però c'è un ultimo taccuino da leggere prima di concludere il video. Vediamo un po'. Il nostro fu un incontro improvviso. Accadde quando ritrovai il robot giocattolo che avevo perso. E questo si ricollega a quello che ha detto Rowan poco fa. Improvvisamente, con mia grande sorpresa, dal motore della falciatrice uscì fuori un Pokémon. Lo fissai esterrefatto mentre stringevo tra le mani il mio robot. Leggiamo. Il Pokémon fluttuava in aria come sostenuto da una forza sconosciuta. Incuriosito e per nulla spaventato dalla mia presenza, si avvicinò a me. Emetteva dei crepitii, come se l'aria fosse satura di elettricità statica. Incredibile a dirsi, ma sembrava che questa energia scaturisse proprio da quel Pokémon. Indietreggiai, impaurito, certo che uno shock elettrico avrebbe colpito il mio volto. Con mia grande sorpresa, il Pokémon sembrò rivolgermi un sorriso. Alla fine, capì che quel Pokémon voleva solo stringere amicizia con me. Decisi di chiamare Rotom, questo esemplare straordinario. Potrebbe sembrare un nome banale, ma d'altra parte Rotom è apparso uscendo dal motore di una falciatrice. Motore elettrico e Rotom. Il legame è abbastanza chiaro, no? Leggetelo al contrario. Continuiamo a leggere. Rotom è un Pokémon semplicemente sensazionale, può rendersi invisibile, ma questo non è che l'inizio. Ciò che rende unico Rotom è la sua abilità di entrare negli apparecchi elettrici e azionarli. Continuiamo a leggere dopo il racconto. Rotom e io diventammo subito amici e compagni inseparabili, ma l'elettricità sprigionata dal suo corpo non mi permetteva di toccarlo. Non potevamo abbracciarci o tenerci per mano, ma non ci importava, perché eravamo uniti da un legame spirituale molto profondo. Un giorno mi sentivo in vena di scherzi. Mentre Rotom fluttuava, decisi di farlo sussultare. Normalmente non l'avrei fatto. Forse
Per via dello spavento, Rotom rilasciò una scarica elettrica molto più potente del normale. Caddi al suolo, stordito, e perdetti i sensi. Quando tornai in me, mi accorsi con orrore che Rotom era scomparso. Cercai il mio amico in ogni dove, in preda alla più profonda amarezza e disperazione. Non sentirti responsabile, è colpa mia, tu non hai fatto nulla. Giochiamo come abbiamo sempre fatto. Continuavo a gridare queste parole, ma il mio amico non era lì per sentirle. La ricerca di Rotom mi portò lontano da casa. Giunto alla discarica della città, trovai di nuovo il mio robot giocattolo. I nostri sguardi si incrociarono e con mio grande stupore il robot alzò la mano a mo' di saluto. Capii di aver finalmente ritrovato il mio amico. Corsi verso Rotom e lo abbracciai forte, continuando a parlargli. Mentre lo tenevo tra le mie braccia, gli occhi del robot si illuminarono di felicità. Sono sicuro che al suo interno Rotom stesse emettendo un'enorme scarica di elettricità. Non so come, ma mi resi conto di capire i pensieri di Rotom come non mi era mai successo prima, e realizzai anche che saremmo rimasti amici per il resto della nostra vita. Bello, bello davvero. Bene, direi che questo allora conclude anche questo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate ovviamente i link per Instagram e Telegram che vedete passare anche qui in sovraimpressione. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!